Benvenuti ragazzi a questa nuova puntata dei video tutorial su Pages per iOS. In questa puntata andremo a dare un'occhiata all'inserimento delle forme e dei media nei documenti. Apriamo un documento vuoto e iniziamo a inserire un media. Clicchiamo sul pulsante più. E inseriamo una foto, in questo caso ho una foto dimostrativa sul probabile iWatch. Allora, la foto viene inserita immediatamente nel progetto. Noi possiamo spostarla a nostro piacimento. Abbiamo anche delle linee guida che ci avvisano quando siamo al centro della pagina. Possiamo ridimensionarla. Possiamo trascinarla da qualsiasi angolo, insomma, perché mantiene le proporzioni. Possiamo toccarla con due dita e ruotarla. Ovviamente possiamo anche scrivere e poterla inserire anche insieme o sopra il testo, insomma possiamo spostare il testo in relazione a quello che stiamo scrivendo, poi vi farò vedere anche un'altra cosa. Continuiamo per ora con le immagini, possiamo ovviamente se la selezioniamo e clicchiamo due volte possiamo stabilire una specie di ritaglio, una maschera di ritaglio che possiamo anche allargare o rimpicciolire in modo manuale e non da questo cursore. Ancora possiamo selezionare il pulsante di formattazione e andare a dare un'occhiata alle possibilità di personalizzazione. Allora possiamo usare delle varie cornici, insomma degli stili per l'immagine, compreso questo bel stile di riflesso. Possiamo scegliere di utilizzare l'ombreggiatura o non, quindi di poter modificare, insomma, anche in modo più preciso quest'altro tipo di effetto, di selezionare il tipo di riflesso e l'opacità dell'immagine. Ancora possiamo decidere di modificare la maschera come abbiamo già visto. Possiamo usare la funzione di alfa istantaneo che ci permetterà di rimuovere i colori uguali per isolare ad esempio un contorno. In questo caso i colori non sono proprio precisi, però facciamo una piccola prova su questa zona, verrà eliminata. Quindi se poi facciamo così qui verrà eliminato lo stesso, ad esempio qui. Poi magari si può lavorare con più precisione se andiamo a isolare. Vabbè, era giusto per dimostrazione, però ad esempio andiamo a isolare delle parti e le inseriamo insomma come se fosse un'immagine PNG con una trasparenza. Vabbè, adesso la reimpostiamo da questo comando reimposta. E possiamo andare a dare un'occhiata a Sostituisci, che ci permetterà di, senza modificare le impostazioni dell'immagine, insomma, di sostituirla con un'altra foto presente nel nostro rullino, nei nostri eventi, dipende da quello che abbiamo sincronizzato. Da qui possiamo, una volta che abbiamo, insomma, del testo, eccetera, decidere di spostarla indietro o in avanti come livello rispetto al testo, quindi possiamo, decidere se farla diventare una specie di sfondo o se metterla in primo piano. Possiamo capovolgerla, farla diventare speculare e scegliere come deve andare a capo con il testo, quindi se automatico, come abbiamo visto, intorno, quindi se il testo deve praticamente accordarsi con l'immagine, insomma, si devono diciamo unire, l'immagine va all'interno, insomma, di un testo grande. Ora facciamo una prova. Sopra e sotto, in linea, sposta col testo, spazio extra se vogliamo aggiungere uno spazio all'immagine. In ogni caso, le personalizzazioni con le fotografie sono veramente tante. Ora facciamo una prova, scriviamo test di prova. Ci serve un documento un po' più lungo, vediamo. Vediamo di farlo scrivere con Siri, facciamo prima. Benvenuti a questa nuova puntata, questo è un test di prova, non so neanche come verrà dettato il testo da Siri, ma è giusto per provare le impostazioni delle immagini, quindi continuo a parlare in modo da avere sempre più testo a disposizione perché dobbiamo farvi vedere una particolare funzione di disposizione con il testo. Ora non so se basta, però proviamo. Ok, dovrebbe bastare. Allora, se noi rimpiccioliamo l'immagine così vediamo meglio e la spostiamo così. In automatico, comunque sia, come nell'impostazione di disposizione intorno, ci permetterà,
l'applicazione ci permetterà insomma di trascinare l'immagine anche all'interno del testo. Ora la rimpiccioliamo ancora, che voglio farvi vedere. Il testo va proprio a, come posso dire, diciamo, incorporare l'immagine. Quindi ci adattiamo in modo molto semplice, è facilissimo creare un documento con delle immagini o altri contenuti, perché in questo modo andiamo veramente a poter gestire il testo senza pensieri. Da un'applicazione desktop dovremmo trascinarlo con il mouse, vedere se tutto è allineato. Invece qui con un semplice tocco, insomma, possiamo regolare qualsiasi cosa. Ora ancora proviamo, ok, eliminiamo il testo. Proviamo a inserire una forma. Allora, abbiamo a disposizione alcune sezioni. Bene o male sono le stesse forme con stili diversi. Ora, vabbè, qui abbiamo una casella testuale molto semplice. Una linea retta che possiamo spostare e ridimensionare. Abbiamo ancora la possibilità di inserire una curva che ci darà oltre alla possibilità di spostare e ridimensionare, la possibilità di decidere il tipo di angolo. Ancora poi possiamo inserire delle forme. Allora, questa è una forma, abbiamo le stesse possibilità di controllo delle immagini e possiamo ridimensionarla, spostarla, in questo caso non mantiene le proporzioni, quindi possiamo anche farlo diventare un rettangolo, un quadrato, possiamo spostarlo. Con il doppio clic possiamo andare a scrivere all'interno. Quindi è molto interessante se vogliamo creare tipo dei grafici o delle forme che si susseguono, non so, magari per spiegare un procedimento. Possiamo cancellare ovviamente il testo e andare a dare un'occhiata alle impostazioni di personalizzazione. Ah, questi sono gli stili che abbiamo visto prima, quindi se abbiamo cambiato idea possiamo spostarci da uno stile all'altro, anche questo trasparente, questo più lucido, questo flat. Abbiamo la possibilità di cambiare il colore. Abbiamo sia questi colori insomma granellati, sia quelli lucidi che abbiamo visto prima, sia i classici colori flat che sono presenti in tutte le opzioni di formattazione. Possiamo utilizzare un bordo, larghezza, colore del bordo, il tipo di bordo, quindi se lo vogliamo tipo ad un tratto di pennarello o vogliamo dei puntini, insomma possiamo scegliere. E gli effetti, abbiamo sempre gli effetti di ombreggiatura che abbiamo visto sulle foto, il riflesso, l'opacità, insomma, possiamo anche decidere ancora di spostare il testo, cioè come vogliamo inserire il testo all'interno, e la disposizione indietro in avanti, come abbiamo visto con le immagini, il sistema di a capo e il layout, insomma, della scritta. Queste sono le opzioni sulle forme. Vi faccio notare che se noi stiamo ridimensionando una forma e abbiamo intenzione di fare ad esempio un quadrato, lui ce lo suggerisce, qui ci scrive quadrato, perché controlla che le proporzioni insomma sono quelle di un quadrato. Se noi facciamo così invece con i, vuol dire che questo non è un quadrato ma sarà un rettangolo, insomma ci riconosce solo se è un quadrato vero e proprio. Se noi ci spostiamo un po' di più diventa un rettangolo, però se noi mettiamo quadrato, questo è molto semplice per creare una forma, insomma, ad hoc. Bene, questo era tutto per questa puntata. Nella prossima puntata andremo a dare un'occhiata all'inserimento di tabelle e grafici. Io vi ringrazio per avermi seguito, sono Francesco Siciliani, se volete seguirmi su Twitter ora inserisco anche il mio nome utente. E nulla, ci rivediamo al prossimo tutorial. Grazie a tutti e a presto!